Ho superato il limite. Ho costruito una postazione all'interno del mio bagno Winners e se sono finito fuori casa è proprio per questo. Ebbene sì Winners, avete proprio capito bene. Ho intenzione di costruire una postazione da gaming all'interno del mio bagno. Perché dai, parliamoci chiaro, chi è che non vorrebbe giocare a Fortnite mentre che sta, diciamo, seguendo la sua bellissima seduta spiritica? Cioè non so se mi spiego, Infatti ragazzi, il bagno, quello che noi comunemente chiamiamo cesso, non è altro che un posto di riflessione. Infatti scommetto che molti di voi, nel mentre che sono in questo luogo magico e mentre che generano quantità a dismisura di materia prima, avranno anche bisogno, come dire, di trovare un qualcosa da fare. Ebbene sì, creare una postazione da gaming esattamente qua penso che sia proprio la soluzione giusta. Ovviamente però come prima cosa devo cominciare a portare il monitor, il computer e anche procurarmi un tavolo. Ma cavolo, me lo procuro un tavolo? Diciamo che ho pensato anche a quello ragazzi. Infatti praticamente mi sono reperito questa trave qua insieme a questo, diciamo, supporto, piedistallo come lo volete chiamare, che in teoria dovrebbe fungere da scrivania una volta montato. Vi faccio vedere. Secondo la mia tesi, se noi andiamo a mettere questo bipiede, trepiede, come lo volete chiamare, in questa esatta posizione, e poi ci andiamo a mettere sopra la nostra trave, ok, prendo bene le misure, ok, perfetto, poi dovremmo avere un tavolo. E comunque ragazzi, considerate che già sta prendendo forma e non è nemmeno finito. Quindi immaginate un po', potremmo utilizzare il cesso come sedia da gaming. C'è una cosa di incredibile. Porco schifo, madonna che peso. Aspettate, lo metto un attimo qua. Raga, ok, abbiamo portato il computer. Adesso mi devo reperire il monitor, la tastiera e il mouse. E poi abbiamo fatto. Possiamo cominciare a collegare il tutto. Allora, la mia idea iniziale era quella di mettere il computer sopra, ma dato che penso che potrebbe crollare tutto da un momento all'altro, penso di metterlo qua sotto e sopra terrò solamente monitor, tastiera e mouse per giocare a Fortnite. Detto ciò, vado a prendere pure gli altri oggetti e ci ribecchiamo fra poco. A quel punto ho reperito PC, tastiera e mouse e ho completato la mia postazione. Dovremmo aver messo tutto. Guardate qua, cioè, abbiamo letteralmente costruito una postazione da gaming in un bagno. Questo qui è il tavolo, il monitor e la sedia da gaming. Il supremo cesso. Madonna, no ragazzi, ragazzi, non vedo l'ora di giocare. Spero che non entri mia madre o mio padre, perché se dovessero vedere un casino del genere, come minimo mi buttano fuori di casa. Cioè ragazzi, non so se vi rendete conto, ma funziona tutto. Funziona davvero tutto. Cioè guardate, guardate, sta davvero andando. Cioè io posso giocare a Fortnite dal mio bagno. Posso giocare a Fortnite dal mio bagno, non so se vi rendete conto. E la cosa bella è che proprio lo posso fare anche nel mentre che cago. Cioè adesso posso rendere il bagno il posto più produttivo della casa, per farvi capire. Ok raga, come potete vedere, sì, l'ho effettivamente fatto. Ci sono riuscito, stiamo giocando dentro il bagno. Esattamente. Non mi conviene urlare poi tanto forte, perché se continuo a urlare poi mia mamma mi entra in bagno alla fine. E sapete bene che se mi dovesse beccare, beh probabilmente, come vi ho già detto anche prima, ma come farebbe chiunque, mi prenderebbero e mi sbatterebbero fuori di casa. Perché ovviamente chiunque alla vista di un casino del genere, beh probabilmente si incazzerebbe, ed è la cosa più normale, penso. Però ragazzi, a me non me ne frega assolutamente niente, perché ora che sono qua, che posso cacare in santa pace senza che nessuno mi rompa i coglioni, e nel mentre posso pure giocare a Fortnite, è il momento di tryhardare, tantissimo. Almeno una vittoria reale ragazzi dal cesso me la devo fare per forza. No ragazzi, cioè è incredibile. Va bene che c'avrò 140 di ping perché mi sono collegato con l'hotspot del telefono, ma ragazzi, giocare al cesso è un'esperienza mistica. È proprio un'esperienza, secondo me, che solo se siete dei veri winners potete vivere, ragazzi. Non ci posso credere. Se vincere una partita, ragazzi, è troppo. Fare una kill è assolutamente fattibile. Di conseguenza cominciamo subito a lottare un pochino. Vediamo se trovo un bel compazzo. Voglio trovare un bel compazzo, ragazzi, perché una volta che ci siamo ben equipaggiati, cercherò subito di portarmi a casa la prima kill. Ok ragazzi, abbiamo due nemici qua dentro. No ragazzi, è il momento per provare a fare la prima kill. No ragazzi, se faccio la prima kill d'accesso è incredibile. No ragazzi, fare la prima kill d'accesso di tutto sarebbe una cosa incredibile. No dai, non ho sparato. No raga, devo per forza buildare pure io. Dove cavolo sei, vieni qua. No ragazzi, devo buildare il compagno. Ah no, mi sa che gli ha killato già lui. Mamma mia ragazzi, comunque vi posso garantire che giocare con 90 di ping non è facile. Comunque ragazzi, non vorrei dire, ma stanno tornando qualcuno. Voglio provare a killarlo, dai, almeno quello là. No dai, per favore amico, non killarmi pure questo, che almeno una kill, dai, lo voglio fare. Una kill portata a casa, incredibile. Aspettiamolo è poi. Madonna ragazzi, si vuole tutto da qua, questa posizione è pazzesca. No vabbè ragazzi, cioè con 82 di ping però è letteralmente impossibile. Con 82 di ping è praticamente impossibile giocare. Ma se prendessi... Oddio, cosa ho preso?
preso 36 headshot. E che lo sigliamo. E che lo distruggiamo. E che se arrivo lì ti applico la tecnica del lupo al fungo e non hai scampo nemmeno se sono d'accesso. Oh cazzo no ragazzi, però. Però mo ci sta pushando, Però mo ci sta pushando. Ma perché poi scappano tutti? Ma non capisco. Ragazzi, che poi io sto usando il mouse di Temu, perché non avevo voglia di staccare la tastiera, ma penso di aver fatto una bellissima cazzata. Ok, bello, mi piace. Cioè, comunque sia, ragazzi, non è facile portarsi a casa una kill in queste condizioni. Quindi, se sono un bottazzo a pedali e non sono forti come al solito, ahimè, dobbiamo accontentarci, ragazzi. Dobbiamo essere, come dire, comprensivi. Almeno nei confronti, no, ragazzi, ho troppo un fragante. Ma cos'è? Ma stiamo scherzando? Oddio, oddio! No, ragazzi, cosa ho fatto? No, ragazzi, cosa ho fatto? Ti prego. Muoio. E muoio la fine, ragazzi. E muoio la fine. Hanno scappato. Sì. Assolutamente. Sì, let's go. Ti prego, rimani là. Rimani su quella collina. Non venirmi a cagare le palle. Non cagarmi le palle in questo momento. No, ragazzi, devo andare di pompa. Basta. Ho creccato. L'ho praticamente laserato. L'ho distrutto. Vieni qua. Eccolo. No! Ragazzi, sento dei passi, sento qualcuno. No, aspettate, io spero che non sia mia mamma, se no mi uccide. No, ragazzi, io spero che non stia arrivando mia mamma, se no la fine. Ho sentito la porta a chiudersi. No, ragazzi, sento qualcuno, sta arrivando qualcuno. Io non lo so, vediamo se c'è un nemico qua, almeno provo a chiudermi questo. Oh! Oh, mamma? Oh! Sì, ciao, come va? Ah, oh, forse non ci siamo capiti, qua. In che senso non ci siamo capiti? Sto solamente giocando un po'. Ma nel bagno! Sì, aspetta un attimo, mamma, che mi devo killare questo. Lasciami un attimo finire. Mamma, mi hai distratto! No, scusa pure. Guarda questo. Ma lascia stare. No, non farmi niente. Aiuto. Fuori, mamma, devo finire la partita. No, mamma, ascoltami, stavo semplicemente... Io non ce la faccio più, fuori casa. Fuori! Ah! Fuori. No, ma in che senso fuori casa? Ah, mamma, vuoi fare una partita con me? Uno di uno, dai! Ah! Aiuto! E niente, mi ha boxato. Mamma, va bene. Ma che senso non tornare? Ma dove dormo stanotte? Ma come chiudi a chiave? No, ragazzi, mi ha chiuso a chiave! E mo dove... No, non è normale questa cosa. Qualcuno mi apre? Qualcuno non mi può aprire? Niente, ragazzi, mi sa che... dormirò fuori stanotte e sono pure in mutande. Com'è stata l'esperienza fuori casa per una notte? Beh, ovviamente non è stata piacevole. Morale della favola: non costruite postazioni da gaming nei vostri bagni, perché sennò le vostre mamme potrebbero incularvi. E dato che non è bello essere inculati, ragazzi, date l'ascolto e rimanete in camera vostra, sempre se non volete passare anche voi la notte fuori casa. Detto ciò, ragazzi, vi avverto che a breve arriveranno dei contenuti veramente epici, quindi tutti i codici Steve Win nello shop per supportarmi al massimo. E detto ciò, ragazzi, vi auguro buona visione e ci becchiamo nel prossimo video. Bella!